Claudio, non si sentiva la mia voce. Io sono in Buonasera a compagnia di tutti. Di Aldo. Eccoci qua, ragazzi. sabato. Tanto, esatto, oggi di sabato siamo pronti a mostrarvi quello che è successo ieri nella gara gruppo Sì. 3, dove io ho anche corso, quindi oggi commenterò la mia gara. Esatto. E che dire, adesso andremo subito nella schermata del gioco, perché ovviamente essendo un replay dobbiamo partire in sync sia io che Aldo, quindi al mio 3, anzi al mio 3, al mio 0 partiremo col via. Scatenate E l'inferno. sì, e intanto devo dire una super qualifica, non so perché non si vedono i messaggi di chat nello studio, perché ovviamente io non sono riuscito a... Come si dice? A mettere un nuovo studio perché non mi ha scaricato l'immagine. Vediamo qua in E chat, dai, uguale, non c'è problema. sì, non so perché la chat box però non si legga. E questo è un vero problemone. Ecco, adesso dovrebbe forse leggersi, ma non si vede. Ah, ecco perché adesso si vede la chat box. E niente, ragazzi, eccoci qua che abbiamo intanto in prima posizione Eccoli. Azzurro Napoli. In seconda posizione io, ovviamente, Pinedos. In terza posizione abbiamo Kimi Ice con la Porsche, poi in quarta posizione Nico 89 con la Jaguar, in quinta posizione Antofox, compagno di squadra del Polman Azzurro Napoli, sesta posizione per Axel, settima posizione per Matteo Fix, compagno di squadra di Kimi Ice con la Porsche di ITR, ottavo Amy Kane Virtual Racing con la Subaru mi pare, vero Amy Kane, insieme Sì, a El Gallo. Che infatti esatto. non ha posizione per il Gallo. Poi decima posizione abbiamo Andrea 43 Race, undicesimo Jaco Bomber, dodicesimo Ninja, tredicesimo Lightning Blue e quattordicesimo Sbrat. Che però, se non erro, Lightning Blue non era riuscito a partire, vero? No, perché è passata rifatta la stanza e con la gara precedente, niente, non è riuscito a E partire. niente, adesso noi partiremo con la gara. Quindi Aldo, sei pronto? Sì, Al vai, mio vai. zero partiamo, 3, Vai, vai. 2, 1, vai! Ok, Eccoci gara qua, pronti? partita. Pronti, Ovviamente pronti? nella rep live non, come si può dire, non Non c'è si replay. possono vedere i replay di quello che succede, quindi incidenti, uscite di pista. Quindi cercherò di riprendere anche l'uscita di Partiti! Eccoli pista qua. del mitico Antofox. Intanto in partenza eccomi qua che sono in seconda posizione, già cercavo di prendere la prima posizione, ma partendo con una mappa più pesante per fare appunto una strategia differente dagli altri, ho subito molti sorpassi da parte degli altri piloti. Infatti qua ci troviamo subito Azzurro Napoli in terza posizione, Nick che si prende il comando della pista con la Jaguar a 24. E poi in seconda Tanto qua posizione già Kimi Ice. dietro sto posto, tanto vedo qua anche le posizioni dietro, può Guarda recuperare. intanto Azzurro Napoli che all'esterno passa Kimi Ice, poi abbiamo anche Antofox inseguito da me. In sesta posizione Matteo Fix che ci prova all'interno su Axel, tiene la sesta posizione tenendosi dietro Axel. E poi abbiamo El Gallo subito a seguire in ottava posizione con compagno di squadra Amy Kane in nona posizione, poi decima posizione Andrea 43 Race con uno Jaco Bomber che è attaccatissimo in undicesima posizione. Poi abbiamo Sbrat in dodicesima Tanto, posizione. eh Sì, sì, tanto qua dimmi. abbiamo Nick che tiene la testa per ora, ma Giro Napoli è già addosso Sì, praticamente. infatti È sono già. salito subito da Sì. Nick appunto per vedere cosa succede qua alla Ascari. Perché Mi sa che qua ci sarà un attacco. grande Nick è riuscito a prendere un po' il distacchino da Azzurro impostando benissimo l'Ascari, mentre Azzurro però sfruttando la scia è forse una mappa un po' più veloce, riesce a sfruttare l'esterno e passarlo. Attenzione perché Azzurro Napoli si Eh sì, prende all'esterno subito sì. la prima posizione e chiude benissimo la parabolica, prendendo Tanto dietro sto anche posto un lieve distacco. Hai visto il distacco che hanno? Trattino, trattino, 2 punti, trattino, trattino, punto, Eh trattino, sì. trattino, trattino. Quindi Sì. grande Azzurro che sta volando di trattini in trattini su Intanto Nick. dicono nella chat Grande. che se mi sento poco, se devo alzare un po' il volume. Ti senti Mi poco? sento. Aspetta che ti alzo No, sento la mia subitissimo. voce, sì, esatto. Vediamo qua Ok. spaccata intanto. Ora Azzurro dovresti Napoli che. essere più alto. Tanto, Sì. Nick che tocca il cordolo e Antofox che quasi usciva fuori dal cordolo si poteva sporcare le gomme. Intanto Kimi Ice inseguito da me, ragazzi, che io qua Quasi. avevo un passo decisamente più lento perché appunto la mia strategia era quella di risparmiare più carburante per fare un overcut su tutti.
Tra l'altro, adesso vedremo chi ha fatto la strategia come la mia. Intanto azzurro ha tirato 1.54 per Terrevido qua. Il gallo che arriva alla seconda chicane. Matteo Fix intanto quinta posizione. Axel attaccatissimo a me, a Kimi Ice. Anzi, mi chiamo Pinedos, dai, facciamo così. Non sono io, sono Pinedos. Io sono io, non sono io. E intanto Kimi Ice che si attacca ai miei tubi di scappamento, prende la scia, si mette subito all'interno e riesce a passarmi prima della Scari. Grande Kimi Ice, sorpasso pulitissimo. Intanto anche Axel sempre attaccato, mentre Azzurro Napoli prende il largo su Nick. E da notare anche come Azzurro Napoli, prendendo la scia, si mette subito all'interno su Nick e riesce a fregare la seconda posizione. Quindi già i due MSC al secondo giro erano in testa. Sì, eccolo qua. Adesso entra in curva Antofox all'interno. Oh mamma mia, larghissimo Antofox. Vediamo è riuscito qua a tenerla. Dietro arriva Kimi Ice, Axel attaccato da Pinedos, sì, Axel qua mi passa. Axel sì, è riuscito a passare Pinedos. Chissà chi è questo Pinedos. È in quinta posizione. È il nuovo pilota, appena preso. È in scia pesantissima. Attenzione perché anche Matteo Fix supera. Supera Pinedos. Il gallo dietro la tua posizione. Jacob Bomber più staccato in nona. In decima Spratt abbiamo. Oh, poi abbiamo mamma mia! Da notare come l'Audi in uscita di curva è un siluro. È veramente velocissima. Poi in rettilineo, ovviamente, mappe differenti. Qua prendono il largo mentre è il gallo. Notato che si stava sempre avvicinando. È noto intanto come Antofox è in lite ancora con Nick. Perché Nick non vuole farselo scappare. Non molla Nick, esatto. No, non molla niente. Ma anche Axel. Anche Axel, sì. Abbiamo Kimi Ice. Eccolo qua. Abbiamo Kimi Ice, Matteo Fix. Abbiamo Pinedo in settima posizione, seguito dal Gallo, subito dietro. Anche Jacob Bomber che comunque è un po' tardato rispetto ai primi 8. Perché comunque i primi 8 sono più o meno sui. Mi pare che Azzurro era a 6 secondi da me, praticamente, in questi giri. Quindi non eravamo Azzurro, neanche tanto lontani. Azzurro ha girato il secondo giro a 1.49.5, dunque. Sì, più o meno. Vediamo, infatti, se qua mi fa vedere. Ah, non mi fa vedere il casco con l'ultimo giro fatto. Ah, però mi fa vedere a fianco i giri. Sì, 1.49.5. Antofox ha fatto ai primi giri il giro veloce di gara, mentre mi pare. Ah, sì, Nick 1.52, 1.51 e 1 per Axel. 1.52 e 3 per Kimi. Sì, Antofox ha fatto 1.49.1, vedo qua. Attenzione perché qua siamo un terzetto alla parabolica, il Gallo, Pinedos e Matteo Fix. Attenzione perché intanto Antofox, Nick e Azzurro Napoli entrano ai box, entra anche Axel. E adesso io rimango su Kimi Ice perché infatti insieme a me siamo stati gli unici ad aver fatto l'overcut. Quindi ho fatto un giro in più praticamente. Esatto. Mi pare due giri ho fatto. Non sai che non ricordo sinceramente. Adesso vediamo. Vediamo Kimi Ice qua. Che imposta perfettamente la prima variante. Subito seguita da me anche Ninja. Anche Ninja è riuscito a continuare senza entrare in box. Quindi anche Ninja ha fatto un overcut. Intanto vediamo come il Gallo sia entrato col 5%. E secondo me poteva continuare a fare un giro in più. Metti che in giro lo faceva, sì. Sì, perché stava risparmiando evidentemente più di tutti. Sicuramente avrà messo una mappa molto molto alta. Sì, se no aveva una macchina con pianta gas a provarsi. Intanto Kimi Ice qua è al comando. Io qua ho preso una penalità proprio, guarda, inutile. La penalità più inutile della pista di Monza. Tocchi il cordolo con una ruota. Esatto, e ti dà. No, mi pare fosse un secondo, non penso, forse mezzo. Sì. Stavo scontando piano piano. Ah, beh, allora sì. Intanto qua, Ninja. Anche Axel si è lamentato delle penalità che ne ha preso un sacco. Intanto Ninja a terza posizione, Azzurro Napoli attaccatissimo da Antofox che ha intanto due secondi di penalità. Presumo abbia preso la mia stessa penalità alla seconda variante, perché esatto, sempre è lì. Proprio quella. Se sbaglio un po' il cordolo. E anche lì, attenzione, si prende anche la sabbiettina Antofox, però riesce intanto a... Intanto qua dietro abbiamo Matteo Fix seguito da Gallo, in nuova posizione, totale nuova posizione. Infatti sono su Matteo Fix. È il Gallo che tenta la scia sul rettilineo qua prima della Scari. Si mette all'esterno e riesce a passare Matteo Fix. Grandissimo il Gallo che riesce a prendere l'ottava posizione.
Intanto Parliamo entra Kimi Kimi Ice ai Ice, box esatto. ed entro anch'io. Entri anche tu. Quindi entriamo mentre Ninja lo stesso entrerà Ah, nei ma box. Ninja. È da notare come. Oh, Ninja Ma penso Ninja ha abbia finito la finito il benzina. carburante. Sì, ha finito la benzina. Sì. Ecco cosa è successo a Sì. Ninja, ragazzi. Intanto Peccato, Azzurro Napoli peccato. arriva, finisce subito la parabolica, si mette nel traguardo e riesce quindi a riprendersi la testa della gara insieme al suo compagno Antofox. Attenzione perché Continua qua anche Nick dietro. rimane in terza posizione, seguito da Axel. Quindi abbiamo doppietta MSC e doppietta A24. E a seguire Sì. subito è il Gallo con Matteo Fix. Intanto Pinedos, cioè io, Riesce a metto le produrre? morbide mentre. Morbide due, messo. Io ho messo le morbide Ah, sì, mentre vero. Matteo Fix. No, Kimi Ice ha messo le medie. Quindi la mia, ovviamente, è strategia più sbagliata di così, non poteva esistere. Intanto vediamo Azzurro Napoli e Antofox che sono insieme praticamente. Stanno aprendo le danze. E sono abbastanza vicini tra loro. Ah, Penso sì, vero, sono andato. siano nemmeno un secondo di distacco tra loro, mentre Nick si avvicina lentamente sempre di più ai capi cioè, della gara. Beh, ha girato quasi uguale perché Azzurro ha girato 1,52 e Antofox ha girato 1,55 quarto giro, dunque Attenzione son perché lì. El Gallo ha girato in 1,54 ed è seguito da Matteo Fix. Eh sì. È subito dietro Viaggio, in viaggio bene da settima. Porsche. Eh sì, in settima e ottava, attenzione perché Matteo Fix tocca la sabbiettina. E in settima e ottava ci sono appunto Kimi Ice e Pinedos, che sono gli unici ad aver fatto l'overcut insieme a Ninja. Ma Ninja, peccato, ha finito la benzina prima di entrare nei Ah, ho box. visto la macchina andare al muro. Jacobomber, Dov'è? eccolo qua. Jacobomber, Attenzione, dodicesimo andiamo subito da posto. Jacobomber. Non Mi me lo fa sa, ormai, vedere. sì. Peccato. È Intanto stato Axel, proprio un quarta attimo. posizione, prende il Infatti, largo su El Gallo. l'anteriore è rovinato. Praticamente ha preso il Intanto muro e è rientrato. Pinedos in scia ha passato Kimi Ice e qua ovviamente ho iniziato a martellare perché con la benzina che avevo facendo questo overcut sono riuscito a tirare un po' di più le marce e a sfruttare almeno un po' di più le morbide, tant'è che qua avevo girato subito, non adesso ma il giro seguente, 1,48 Andiamo. basso. Impara. Ecco qua. Prendo la scia di Kimi. Intanto andiamo a vedere anche. Quindi Matteo Aspetta, che voglio Fix, eccolo vedere. qua. Non mi ricordo se qua ho Vediamo fatto la stack. staccata di San Brembo. E Vediamo. infatti, A occhio prendo sì. l'interno. Prendo Sì. l'interno su Esattamente. Matteo Fix. Attenzione perché qua ci scappa anche il Gallo, mi ricordo. Quindi vediamo il sorpasso sul Gallo. Ho scoperto la vera pronuncia di Pinedos. In realtà è Pinedos, però Visto. dite tutti Bene. Pinedos e quindi ormai mi avete contagiato. Perché noi del nord diciamo Pinedos, non Pinedos. Ecco qua che il Intanto. Gallo ha sbagliato la seconda variante e qua mi attacco sempre di più perché in curva con le morbide ne avevo decisamente di Sì, più. Qua dopo morbide addirittura, ecco, fresche. c'è una leggera toccatina, mi ricordo. Ma lieve lieve, Niente di ovviamente che. Gallo, fatti largo, fammi passare che il podio te lo sogni a Monza. Intanto vediamo i primi due, perché Antofox si è attaccato tantissimo ad Azzurro, quindi Sì, qua stanno sono facendo. un tutt'uno quasi. Eh sì, qua Sono se la quasi un stanno pulmino. giocando, si sono praticamente attaccati forse per trainarsi l'un con l'altro, per risparmiare forse benzina, fare il gioco di squadra, mentre Nick in terza Facilmente. posizione fatica un po' a recuperare i primi due, anche Axel, devo dire che sta girando allo stesso ritmo di Nick, 1,51 per Axel e 1,57 per Nick, quindi Nick addirittura è un po' Sì, più sono lì. lento rispetto ad Axel, perché Axel ha fatto un altro 50 basso. Invece qua ho fatto io il giro veloce, 1,48 e 1. Matteo Fix, attenzione, un terzetto, Kimi Ice, Matteo Fix e il Gallo. Sì, guarda che Vediamo belli. cosa Due o succede, tre in fila. perché è il Gallo con la sua Subaru ha dimostrato di avere più Fix si rimette in motore, fila. però Kimi si arriva Ice alla. passa all'interno. Cosa succede? Cosa fanno le due Porsche GTR, ragazzi? Si mettono in fila e riescono a passare il Gallo, che purtroppo stando all'interno ha dovuto rallentare per Eh l'uscita sì, dalla doveva andare sul curva. Però cordolo. c'è da dire che la Subaru ha mostrato un motore più potente rispetto alle Porsche, perché in rettilineo senza scia o con lieve scia è comunque andato più forte. Attenzione! Tenta l'esterno su Matteo Fix. Ci
ci prova, ma non molla. Matteo Fix si è... Baccata, vediamo. Rimangono attaccati, ragazzi. È una battaglia qua. Sì, mamma mia, Matteo Fix. Matteo Fix subito adesso che non ci sta e vuole tentare di nuovo il sorpasso sul Gallo, ma il Gallo non molla. Intanto Kimiais ha lanciato qua dietro di Andrea 43 su Demichain. Posizione. Ah, decimo, undicesimo, ormai è già passato, Eccoci. Attenzione perché Andrea 43 race ha preso Demichain. Demichain esce quasi larghino. Intanto vediamo dietro anche Jacob Bomber, Ninja purtroppo che è molto più dietro. Ninja, perché sì, ha finito benzina. Chissà che errore ha fatto, non ha pensato. Ok, lo guardo perché tanto la gara è già fatta, quindi non sono io che gufo in questo caso. Gufo anche nei rap live. Intanto insomma, abbiamo Jacob Bomber e Demichain che è in scia su Andrea 43 race. Vediamo la parabolica se riesce a riprendersi la posizione. Esce largo e purtroppo perde tantissimo su Andrea 43 race, che sta dietro Sbrat, un po' attardato sui primi 8, infatti, perché Matteo Fix ha perso un po' di vista il Gallo, mentre sì, il Gallo infatti si sta avvicinando. Si attacca tantissimo a Kimiais. Che curva ha fatto il Gallo? Perché Kimiais è uscito così lento? Che errore ha fatto? Chissà cosa ha fatto, lo scriverà in chat. Intanto abbiamo Pietros che si avvicina ad Axel, vedo qua in quarta e quinta posizione, tanto qua dietro abbiamo Kimi Ice con il Gallo. Mamma mia, io stavo saltando sul cordo, ora che mi guardo mi faccio pena da solo. Abbiamo il Gallo che supera in staccata Kimi Ice in questo momento. Mamma mia, ESMO 1 e ESMO 2 erano le curve Audi, perché in questi tratti anche con le medie andavo più forte di chi aveva le morbide, però poi nel resto della pista, il rettilineo... Ciao a tutti. Intanto qua Axel mi pare che rallenta per scontrare la penalità, ha preferito non battagliare, anche se poteva comunque star lì per tenere la posizione, ma ha preferito scontrare la penalità. Qua mi avvicino tantissimo anche a Nick, perché ovviamente col passo delle morbide ne aveva un po' di più. Come saltellava l'Audi. E contare che avevo fatto un setup molto leggero. C'era, sì. Le molle erano veramente leggerissime, tant'è che saltellavano, ma mi aiutavano dietro, parecchio. Dietro io abbiamo Kimi Ice che è in scia Gallo, sesta settima posizione. Andiamo subito da Kimi Ice, impostano la parabolica. Mamma mia, come entra il Gallo sulla parabolica. Guarda che linea che ha fatto. E poi chiude subito su Kimi Ice, che non riesce a prendere la scia perché sembra che la Subi ne abbia di più. Mamma mia, che bello traguardo. Intanto andiamo a vedere Finedos che è attaccatissimo a Nick. Infatti sì, vediamo le curve ESMO 1 e ESMO 2. Tanto qua davanti sono tutto 1, 2 MSC come prima. Si danno il cambio. Esatto. Attenzione perché qua la staccatona super Audi in curva, non la batte nessuno. Mamma mia, ma cosa sto guardando? Ma veramente salto così sui cordoni, raga. Intanto ho già scritto che ti scrive che non ci credi che stai commentando la gara. Ma Nick, che sorpasso ti ho fatto qua? Ma me lo spieghi? Che ti sono passato all'interno alla ESMO 1 proprio... Cioè, madonna, cosa ho fatto, ragazzi? Non lo so neanch'io. Intanto andiamo dai primi due che... Antofox con penalità, la sconta. Sì. Eccoli qua, i primi due ragazzi stanno giocando a... Dammi la posizione che te la riprendo, ma poi te la rimollo e poi me la riprendo. Sì. E qua, ragazzi, dominatori con i loro frullini. Frullini verdi. In realtà la Hyundai vince perché c'ha Genesis in mezzo come nome. È Genesis. Vince solo per il nome. Invece c'è l'Audi R8. Sì, abbiamo Nick che stai seguendo. Non ti preoccupare, non passa, rimane dietro. Per gran parte della gara rimane lì. Mentre invece, ragazzi, devo dirvi che l'Audi. Infatti, un fratello ha scritto che è come guardare un film che sai già è finale. Se tu commenti, intanto è il gallo che ha in scia Kimi Ice, che si avvicina tantissimo al Gallo.
infatti non capisco perché Kimi Hayes non abbia tirato come ho fatto io, cioè avendo fatto un overcut, avendo riempito il serbatoio un giro dopo, poteva tranquillamente Poteva tirare tirare di la più. macchina. Sì, evidentemente non si è fidato dei consumi. Può darsi, sì. Matteo Può Fix intanto darsi. sconta lievemente una penalità di un Sì, secondo. un secondo, esatto. E poi abbiamo Sbratti in nona posizione Datemi un che ha secondo e anche mezzo, sì. lui una penalità di un secondo e mezzo, esatto. Andrea 43 Race a seguire. Poi abbiamo Amy Kane in undicesima posizione, subito Jacob Bomber in dodicesima e in tredicesima Ninja, ragazzi. Peccato per Ninja, ci ha buttato una gara a Monza Gli è che costata rimanere è senza veramente un bandiera. peccato. Intanto Aneras che scrive: si aprono le scommesse per il podio. Dovresti vincere facile stasera, eh? Eh sì, attenzione che io voglio però inquadrare un Antofox, ragazzi, che ha fatto un'uscita all'Ascari incredibile. Io non so come abbia fatto a uscirci dritto, ma a un certo punto me lo sono trovato nella sabbietta. Stavo andando in spiaggia a cercare i pesci, ragazzi. Io qua che piano piano mi avvicinavo ai primi, ma intanto le mie gomme pian piano ne risentivano, ovviamente le morbide. Per quanto sia riuscito a tenerle tantissimo, mi sono fatto fregare dalla loro strategia perché sono entrato esattamente facendo un overcut sul loro giro del camion, quando in realtà avrei potuto tirarle ancora di più, però a gara fatta i ragionamenti escono sempre dopo, post gara. Come Ah, sempre. e stavo dicendo che là il nome è Audi R8. Se Sì. tu leggi R8 così acronimo veloce, è rotto, quindi io ho un Audi rotta, è rotto proprio. Tutto uno. Esatto. Attenzione perché Nick, cioè Axel si sta avvicinando sempre di più a Nick. Sì, Giro dopo vicini, giro vicini. Axel beve decimi. Intanto infatti Axel sta girando in 1.49.8 mentre sono fuori di squadra in 1.45. Io qua avevo un passo del 49 basso con qualche errorino, anche 50. Tra l'altro a un certo punto, prima di entrare in box, ho dovuto scontare la penalità, perché sennò ero per safety commission da penalizzare, perché stavo rischiando di fare due giri senza scontare. Ho fatto no, prima di entrare in box la sconto e poi entro in box. Intanto qua Antofox a condurre la gara. In prima posizione, attaccatissimo da Azzurro, si prendono sempre le scie. Se non le Un scie si ottimo danno i gioco di cambi ogni squadra. tanto, sì. Eh sì. Qua hanno fatto veramente un ottimo gioco di squadra. Mamma mia, che ingresso all'Ascari, velocissimi ragazzi, veramente. Una fotocopia comunque, Sì. queste pare abbiano anche lo stesso setup perché sembrano alte uguali. Ah E sì, facile. Facile, anche facile. come rigidità sembrano più o meno che stiano utilizzando lo stesso setup entrambi. Da notare invece la mia come vola ogni volta che si tocca un cordolo. Ma la mia, tra l'altro, rimbalzava anche in cambiata, cioè quando mettevo la marcia, la macchina rimbalzava. Tanto alta Sì, sì, penalità sì. di Axel, lo vedo qua dietro con la presa sempre, mi sa, È uscita un comunque secondo prima. e mezzo, si è preso un Secondo e secondo e mezzo, mezzo. sì, esatto. Ed ha scontato 4 decimi all'Ascari. Intanto andiamo a vedere in sesta posizione. È il Gallo con penalità che rischia di uscirci lungo alla parabolica. Mentre Matteo Fix è un po' più indietro. Sì, un Quindi po' staccato, diciamo sì. che El Gallo e Kimi Hayes qua stanno lasciando dietro praticamente Matteo Fix e anche Sbrat, che comunque non so ovviamente a quanti secondi siano di distacco tra Matteo Fix e Sbrat, però è un po' indietro. Mentre Andrea 43 Race sembra avvicinarsi. Sì, pian pianino sì, si è avvicinato un po'. Eh sì, eccolo, infatti, come è uscito dalla. Mamma mia, Sbrat! Cosa ha fatto Sbrat? Ha tenuto l'auto da un Ah, sovrasterzo uscita di Antofox. pesantissimo. Uscita di Dove, dove? Ah, Antofox. eccolo! Sì, perché Ah, aveva azzurro proprio appoggiato al paraurti, giusto per un attimo. Che tra l'altro ha la penalità da scontare ma penso anche. che esca adesso anche. Mi pare che esca dritto all'Ascari, se non Vediamo. erro. Perché mi ricordo Vediamo. che l'ho. Fatto un Eccolo, dritto. eccolo qua, dritto, Sì, dritto. eccolo qua. Ah, che Mamma bello mia. vedere queste cose, mamma mia. Grande Antofox, hai regalato un'emozione Chissà come fantastica. mai, vero? Chissà come Esatto. mai. E Chissà che Pinedos arriva passa, dopo. ragazzi. E Pinedos passa. Mentre Antofox riesce a tenersi la terza posizione da un Nick che ha guadagnato tantissimo, ovviamente, su questa uscita di Antofox. Sì.
Tra l'altro, fuori. Axel, ho notato che c'è ancora la penalità da scontare, anzi ha preso addirittura un altro secondo all'Ascari, che piano piano sconta. Diciamo che l'Ascari è la curva di Axel, perché lì si prende sempre penalità. Grandissimo Antofox qua comunque. Dietro. Dietro attenzione, sono un po' staccati, no? Nick, un po' barro, Nick che si affianca, guarda Nick in terza posizione che si affianca ad Antofox. Antofox cerca di scontare la penalità, ovviamente non battaglia, non sta lì a combattere. Nick esce lunghissimo, Antofox non può superare con la penalità, quindi deve cercare di stare il più vicino possibile e scontarla in modo dietro, più strategico che può. Mamma mia, cosa ha fatto Nick? Che battaglia, ragazzi, che battaglia. Stava per teletrasportarsi all'inizio della chicane, perché in gara cosa succede? Che quando tagli troppo nelle curve, in certe piste, per evitare di farti tagliare la strada, ti riteletrasporta nei metri della staccata della curva, praticamente. Quindi ha rischiato tantissimo Nick, stava uscendo veramente lunghissimo. E intanto Antofox... Antofox con penalità scontata si riprende la terza posizione, riesce a ripassare. Nick che scoda toccando la sabbiettina con le ruote posteriori. Axel è il migliore amico delle penalità. Sì. Grande Axel. Guarda come sconta il rettilineo. Ha scontato tutto, ma tanto ricordo che adesso c'è l'Ascari. Voglio vedere se riprende la penalità. Attenzione, perché ho visto la sua macchina tutta sul cordolo. Vediamo cosa succede. Vediamo. Sembra di no. Sembra che a questo giro non la prenda. No, dai. Anche se no, ha rischiato. Quando più dietro c'è, arriva Kimi Ice. In seconda posizione abbiamo il Gallo, sempre. Ottavo Matteo. Attenzione, Pizzo. Sì. È il Gallo che non riesce ad aumentare il passo, perché sta girando in 1.52.5, mentre Kimi Ice in 1.50 basso. Axel. Matteo Pizzo si è recuperato perché ha girato 1.51.1. Sta il giro prima. Sta recuperando su il Gallo, praticamente. Piano piano mangia qualche decimino, mentre intanto. Io seconda posizione per Pinedos, terza posizione per Antofox con Nick che è sempre attaccato, che cerca di sfruttarli le scie. Sì, è lì. E intanto Azzurro Napoli che se ne va sempre, ragazzi. Attenzione, fa chicane, seconda variante è Napoli che aveva girato in 49.8. Io invece in 50.0, quindi aveva un grandissimo passo Azzurro, E Antofox seguitissimo da Nick. Intanto ne approfitto per salutare tutti quelli in chat che non abbiamo mica salutati. Attenzione, perché intanto vedo che hanno richiesto un onboard su Axel, ma penso che lo farò in un giro che so bene, ovvero l'ultimo giro, ragazzi. All'ultimo giro farò l'onboard su Axel, perché è stata una battaglia incredibile. Allora sì. Grande Axel, ti faccio ancora i complimenti per la gara di ieri, cioè per questa gara. Intanto andiamo da Kimi Ice in sesta posizione, seguito da El Gallo, e qua le distanze sono aumentate sempre di più tra questi piloti. Sì. Anche Matteo Fix, Andrea 43 Race. Gli unici un po' vicini sono ora Andrea 43 Race e Michele. Attenzione, ci siamo persi un errore di Sbrat comunque. Che Sbrat ieri. Perché no, Sbrat... è in dodicesima, attaccatissimo a Jacob Bomber. Sì. Chissà che errore deve aver fatto Sbrat. E invece Ninja. Vai. C'è Jacopo, Leon Lady, Axel che ti bramba. Ragazzi, Ninja sta facendo una super gara. È il primo a partire dal basso, ma sembra comunque il primo. Sembra che sia lontanissimo dal resto del gruppo. Dov'è Ninja in chat? Ninja, scrivi qualcosa se ci sei. E raccontaci il perché non hai fatto i box. Se ti senti, metti le quattro frecce con la macchina. Vai Azzurro, accendi i tergi cristalli, apri gli sportelli. Mamma mia. Azzurro Napoli ha fatto l'ultimo giro in 49.6 e io qua in 49.3. Che cambia le gomme, monta le morbide. Andiamo da Elga. L'ho perso. In decima posizione, eccolo qua. È uscito già. Andrea 43 Race che supera l'uscita della prima variante. Amy Kane. Quindi ottima uscita di Andrea 43 Race, che è riuscito a mangiare il mitico Amy Kane.
E intanto in settima posizione Matteo Fix, che è un po' attardato rispetto al suo compagno di squadra, che cerca di avvicinarsi alle due Jaguar di Axel e Nick. Tanto abbiamo Sbrate che è vicinissimo a Jaco Bomber, mi sa che vediamo se tenta il sorpasso, si può vedere. Mamma mia, l'esterno che diventa interno, ma l'uscita ovviamente lo rallenta perché si trovava ovviamente in un Jaco Bomber che gli ha chiuso tutte le porte. Mentre volevo farti notare come Antofox piano piano è riuscito a prendere un po' il largo su Nick. Sì, un po' staccato, sì. Intanto Azzurro Napoli, sì. 53 litri, entra ai box, mentre io che ho ancora le morbide continuo a girare. Entrano tutti, entra Antofox, Axel, Nick, tutti quanti, Kimi Ice. Qua ho fatto il mitico overcut che non mi ha permesso di scappare più di tanto, perché se non erro avevo Azzurro a 5 secondi e qualcosa, forse esagerando 6 secondi. Il Pinecat, esatto, Gigi Rox, Gigi Frog. Quindi qua prima posizione attualmente di Pinedos, seconda posizione di Azzurro Napoli, terza posizione di Antofox, che riesce a uscire molto più avanti di Nick, perché è riuscito a guadagnare un po' di distacco. Mentre Matteo Fix ha avuto la meglio su Nick e Axel al pit. Quindi evidentemente i tecnici Porsche sono più veloci di quelli Jaguar. Doveva ancora fermarsi, Edo. Non si era mica fermato Matteo Fix. Ok. No, ero convinto appunto avesse fatto il box. No, è passato, box. È uscito, praticamente Axel è uscito dietro a Matteo Fix. Ha fatto il tempo bene, a passare. Bene. Intanto andiamo dal Gallo, che è un po' più attardato rispetto a Kimi Ice. È Sbrati in nona. Sì, decimo abbiamo il suo compagno di scuderia. Decimo Andrea. Poi Amy Kane, che intanto ha perso la posizione su Adrian 43 Race. Jaco Bomber e Ninja, che entra ai box con più litri di tutti, quindi stava risparmiando tantissimo anche Ninja. Ecco qua, mi sono preso i 2 secondi e 2 di penalità, che mi pare che sconto adesso entrando ai box. Anzi no, questo giro lo faccio e il giro seguente esatto. Intanto Azzurro Napoli entra adesso nel rettilineo, taglia il giro, quindi sì, siamo più o meno a 5 secondi e 5. Intanto facciamo la carrellata gomme. Aldo, riesci a darmi una carrellata gomme? Sì, allora abbiamo tu e le morbide da prima, poi abbiamo Azzurro con le morbide, anche lui, anche Antofox con le morbide in terza posizione, in quarta abbiamo Nick con le morbide, in quinta abbiamo Axel con le morbide anche per lui, Kimi Ice con le morbide, sicuramente ha fatto anche lui il pit. Settimo il Gallo con le morbide. È scalata a posizione, sì, morbide che per lui, Gallo morbide, Matteo Fix. Ecco Matteo Fix. Esce con le morbide anche Matteo Fix. Con le morbide anche lui, sì. Abbiamo Sbratti in nona con le morbide. Il 3-43 in undicesimo con le morbide anche per lui. Mikane in undicesimo morbide anche per lui. 12esimo Jaco Bomber morbide. E chiude il Ninja, che però a me dà le super morbide. Può essere. Sì, ci sta, perché hanno fatto comunque tutti il pit tranne me, che appunto avevo ancora le morbide e le stavo sfruttando il più possibile. Intanto ancora il secondo e 8 da scontare. Ecco qua che piano piano nelle curve mi divertivo a rallentare poco a poco, mentre Azzurro scatenatissimo è lì. E lì attacca, cioè si avvicina sempre di più, giro dopo giro volava. Ecco Azzurro che è entrato a vedersi la sua gara. Buonasera Azzurro. Buonasera. Eccoti qua. Inquadrato. Mangiato la pizza Azzurro stasera. Antofox che piano piano sconta la penalità. Mamma mia. Sfrutta tutto. Oh, tutto il cordolo. Vediamo qua. Mi pare che entrava in box adesso. Infatti rallento per scontare tutta la penalità. Eccomi qua. Entro con le morbide ed esco con le medie. Ho fatto praticamente l'errore più banale che potessi mai fare. E intanto Azzurro Napoli stampa un 47-2 così in scioltezza, come se niente fosse. Eh sì. Vuoi tirare dritto tu, no a fermarti. Attenzione perché adesso passa Antofox e in contemporanea esco anch'io. Quindi siamo usciti, ecco cioè qua. Io sono uscito subito dietro dietro. Esatto, subito dietro ad Antofox e ovviamente con il ritmo che avevano loro con le morbide, il mio ritmo delle medie era più lento e non riuscivo a prendere nessuno.
Ma guardate che c'è in quarta posizione il mitico Nick, che sì, non riusciva ad avvicinarsi, ragazzi. Chissà che setup avevano nella loro Jaguar, perché ho notato che in curva soffrivano tantissimo, anche con le morbide soffrivano, ma veramente tanto. Poi in rettilineo o motore ovviamente la Jaguar ne ha tantissimo, ma in curva è il loro punto debole. O lo avevano troppo rigida, o non lo so, perché era molto stabile, forse anche troppo. E intanto il Gallo, settima posizione. Ormai dalla sua settima posizione non si schioda, ragazzi, non si schioda, Non riesce a recuperare per il momento, anche se forse mi pare che riusciva a recuperare qualcuno. Non ricordo bene l'ordine d'arrivo. Tanto Matteo Fix... però non lo dico. Matteo Fix in ottava posizione, che ieri nella sua live tirava giù un paio di personcine. Grande Matteo. Nona posizione per Sbrat, che riesce a ripassare il suo compagno di squadra, e anche Jaco Bomber, che erano appunto davanti a lui. Axel ha scritto che è stato un aggiornamento, che fa fatica a tenerla in curva, che prima andava benissimo. Dopo l'ultimo aggiornamento, dopo la manutenzione, vabbè. Ma a parte che questi BDP così di punto in bianco, non lo so sinceramente. Ma cosa dobbiamo fare poi? A fine live dovremmo chiamare in cabina di commento i primi tre? No, ma io direi di sì. Se ci sono. Ma guarda, io direi di sì più che altro, perché poi il terzo arrivato dovrà darci una brutta notizia, però ce la dovrà dare. Cioè, per molti può essere anche una bella notizia, per me no, perché mi divertivo. Vabbè, non è mica detto, adesso vediamo la prossima. Dai, tanto. speriamo che resti. Vabbè, non lo mandiamo di sicuro. Attenzione, perché Antofox sta cercando di recuperare Azzurro, ma pare che Azzurro abbia fatto sempre giri sul 47 alto, mentre Anto 48 basso, 48 e mezzo. Sì, esatto. Ovviamente il mio passo con le morbide, cioè con le medie, non andava, ero molto più lento anche di Nick, che girava 8 decimi più veloce di me, infatti 49,3 per lui e io 1,50 basso. Hai fatto male a cambiare gomme tu. Sì, mi sono fatto prendere dall'ansia quando ho visto tutti entrare, ho fatto, ma io c'ho le morbide, ma che sto facendo? E sono entrato, quindi l'errore. Ho visto che gli altri mi infilo anch'io, via. Attenzione, bene. Matteo Fix, che piano piano sembra avvicinarsi, cioè Kimi Ice, che sembra avvicinarsi ad Axel. Anche perché sta girando qualche decimino più forte di Axel. Ah, intanto, dire la verità, sono lì come tempi, 1.48.7, 1.48.9. Buonasera VJ Smokey, grande, è entrato adesso in live, grandissimo. Comunque sì, Aldo, Sì. Mamma mia, qua stavo soffrendo tantissimo, girando in 49, ho fatto 49,5 con le medie? 49,2 sì. Nick. Da quello che leggo qua, sì. Ok, no, guarda, non mi ricordo sinceramente i giri che ho fatto, ma so per certo che riuscivo ogni tanto a distanziare le Jaguar in certi tratti, però poi in altri ovviamente il distacco si dimezzava. Attenzione, perché qua dietro sono un po' tutti un po' staccati, vedo, sì, tutti staccati. Abbiamo Nick Kane con un secondo e 9 di penalità che sta scontando. Andiamo subito da Amy Kane in undicesima posizione. Sì, 2 secondi si è preso, Eccolo qua che la sconta. La staccata, la prima variante. Intanto andiamo anche da Andrea 43 Race, decima posizione, che cerca di avvicinarsi al suo compagno di squadra. Ma sembra che Sbrat ne abbia un po' di più. Un pochino sì. Perché sta girando comunque un pochino più veloce del suo compagno. Intanto andiamo anche da Matteo Fix, che è dietro al Gallo, ma sembra che stia aumentando il suo passo, perché sembra che il Gallo si veda. Grande il Gallo, salve. Ecco, è il borso di te ora da fare. Ah, pure addirittura. Sì, dopo aver scattato il Gallo. Mamma mia,
Non ti ricordo che dobbiamo fare, ti ricordi quanti giri erano, Edo? Sì, 27 giri, 27 27 giri. ore, ricordo che dobbiamo farli, Edo. Sì, quindi mi sa che dai al 20... Perché non c'è, sai che non c'è il tempo qua, dobbiamo guardare i giri. Al 24esimo giro faccio il mio e poi al 26esimo facciamo l'onboard su Axel. Dopo ricordati di andare sui primi perché sennò quando passano al traguardo non li diamo più. Sì. Perché sai che non è come quando fai la gara qua. Il core play, ciao, si ferma e buonanotte. Sì, quello è vero, Attenzione, ecco, cambiamo le inquadrature, ecco. Sono arrivati quelli del podio, tutti quelli del podio abbiamo praticamente. Se voglio venire sì. a fare grande Anto Fox. Grazie al Gallo per aver riscattato l'onboard su di me. Così potrò farmi pena da solo guardando il mio giro. Grazie ancora. Grazie al Gallo, ragazzi. Auguri Anto Fox che è appena entrato. Mamma mia, ma cosa facevo sui cordoli? Stavo saltellando tutti i cordoli. Sì. Attenzione perché Nick è attaccatissimo da cioè Axel che si avvicina piano piano, ma si avvicina. Hanno aumentato il loro ritmo di gara in 49.0, 48.8 per Axel e 49.2, 49.6 per Nick, mentre io con le medie 48.9. Oh raga, non so cosa facevo, però sembravi Giovanardi so. Con l'alfa, sì. Ricordami. Cioè con le medie boh. Attenzione! A parte che quei tempi là avevano i ricordi che erano avanti mezzo metro con le macchine, c'è una curva su due ruote praticamente. Da tanto sì. Di mamma mia, intanto Azzurro è lontanissimo. È lontanissimo anche Azzurro, dal suo compagno di squadra. Azzurro ha preso il largo, sì, sul suo compagno di scuderia. Ok, inizio del 27esimo giro, inquadriamo il Gallo. Perfetto. Intanto 1.48.3 per Azzurro che si porta a casa comunque il best lap. Al 19esimo giro ha fatto 1.46.8. Sì, quindi best lap, 2 punti di giro veloce per Antofox e 2 punti per Poleman Azzurro Napoli in qualifica. Intanto qua riuscivo un po' a distaccare le due Jaguar. Eccole qua, Axel ci prova ma Nick non si fa passare. Ecco qua, battaglia tra le due Jaguar. A24 versus A24. Sì. Esattamente. Attenzione, vediamo se Axel gli fa qualche cenno per fare un po' di squadra. Magari, esatto, farsi fare strada, diciamo, per far passare Axel, ma... sono uguali. Mamma mia, che staccata! Cioè, hanno staccato allo stesso punto. Saltella Nick, mentre Axel esce molto pulito, senza neanche sfiorare il cordolo. Tanto Antofox un secondo e mezzo per in Tide, vedi qua, attenzione, andiamo subito. Ma sì, vediamo se me lo fa fare il replay. No, non me lo fa fare proprio. No, magari. Attenzione perché Headshot ha avviato un party. Grande Headshot. E intanto Nick... eccolo qua che Axel prende la scia alla Scari, ingresso della Scari. Prende l'interno, Nick lo lascia passare. E Axel riesce a prendersi la quarta posizione. Mamma mia, che sorpasso che ha fatto. Nick ovviamente ha alzato il piede. Ha alzato il piede perché non aveva senso lì battagliare tra compagni di squadra. Vediamo la parabolica anche perché intanto Kimi Ice si avvicina. Piano piano, ma si avvicina. Girando anche in 48.2. Grande Kimi Ice che ha fatto notevolmente un ritmo più veloce delle due Jaguar qua davanti. Infatti io qua evidentemente vedevo il distacco che aumentava per via dei loro sorpassi. Mamma mia, abbiamo intanto Antofox. Antofox c'ha ancora la penalità da scontare, Sì. Un secondo e uno. Mentre Azzurro, ragazzi, vola. Vola, guarda come spennella nelle curve, come esce velocissimo. E poi fa un rumore proprio frullatore. Mamma mia, ragazzi, Antofox che ancora un secondo e uno. Vediamo se la sconta piano piano della ESMO. Abbiamo Nick e Ax che si tirano la scia. Stanno tirando, però pian pianino si avvicina Kimi Ice qua dietro. Attenzione, eccolo, perché... eccolo. Sono su Kimi Ice, infatti, che piano piano si avvicina. Sì. Cambiamo le inquadrature. Vediamo se qua si rivede meglio. Non ritorniamo in quella panoramica. Mamma mia, Kimi Ice, ESMO 1. ESMO 2, anche la Porsche sembra averne di più delle Jaguar in curva.
Mamma mia, adesso li sfrutta la scia in tutto il rettilineo. Vediamo cosa fa Kimi Ice. Mentre Axel sembra spingere appena appena di più del suo compagno. Kimi Ice ci prova. Ci prova all'ingresso della Ascari. Vediamo cosa fa Nick. Se molla. Si mette all'interno Kimi Ice e li prende la quinta posizione. Grandissimo sorpasso di Kimi Ice, ragazzi. Grandissimo. Intanto andiamo su Axel che piano piano si avvicinava. Ecco qua, 23° giro. Dai, vado di on board su di me. Sì, vai, vai. Ora, regaliamoci. Mi regalo, grazie al gallo che mi ha regalato un on board. Esatto. Con le medie, ragazzi. Mamma mia, stavo veramente faticando. Penso che non sia mica stato facile. Guarda qua come davo gassettino per addestrare la macchina. Tan tan tan. Giusto, dai, ci mutiamo, dai. Vi lasciamo l'audio del motore del rotto. Ok, c'è solo l'audio di gioco, eh. Avevo ancora il microfono attivo, ho buttato un'altra cosa, ragazzi, cioè vediamo. Siamo ritornati proprio perché qua il giro è finito. Ormai siamo alla fine, abbiamo preso il giro, ragazzi. Guardiamo Manca dietro poco, manca intanto poco. perché Axel è lì. Piano piano si avvicina. Eccoci qua, ragazzi, abbassiamo di nuovo il volume di gioco perché adesso troppo alto, non serve questo volume. Ok, eccoci qua. Intanto Axel che piano piano si avvicina. Va, abbiamo battaglia Nick e Kimi Ice, eccomi qua. Sta arrivando a Attenzione, staccatona. attenzione, andiamo subito da Nick e Kimi Ice. Io Come supero in dice questo Diego, momento. San Brembo, ragazzi. Quasi. Mamma mia. Guarda intanto come Nick non se lo lascia scappare, sta sempre attaccatissimo. Sì, non Andiamo molla, da adesso sfrutta la scia. Axel. Axel, Mamma vediamo. mia. Ah, io qua ho guardato dietro, l'ho visto sgommare, ho fatto meno male, magari perde l'auto. Ma come fuori adesso, perché l'hai detto adesso, vero? No, però è vero, ogni tanto guardo dietro quando corro, quindi facevo mamma mia. Ci ho fatto anche la live, quindi vede. Allora Vediamo dicono Axel. sempre Nick che insegue Kimi Ice, Intanto andiamo attiva la dai scia. primi. Dai Vai, vai. primi. Antofox intanto ha già scontato tutta la penalità. Ovviamente altrimenti avrebbe poi preso la penalità dalla Safety Commission. Abbiamo Azzurro Napoli che ha preso il largo. Proprio qua era oltre i 20 secondi di distacco da me che ero terzo. Quindi era proprio velocissimo. Adesso Antofox taglia il traguardo e mentre l'Azzurro ha già appena fatto la prima variante. Avanti un bel po'. Axel esce larghino alla parabolica, me lo stavo per perdere. Ora inizia il 26° giro. E Sì, Kimi Ice si allontana da Nick. devi fare Cosa? devi fare un bordo su Axel, allora dopo. Sì, Vabbè, ma all'ultimo no, giro, ma all'ultimo giro. sì. Lo faccio No, all'ultimo giro. lo sai tu allora. E poi prima che finisca l'onboard vi Che faccio adesso il vedere i primi. gallo. Ah, Ah, sì. anche sul gallo. Abbiamo Ax che si avvicina pian pianino all'Audi azzurra, qua vedo che sfanana, anche chi sfanana ti sta dicendo aspettami,
Eh sì. Aspettami, aspettami. Doveva solo accendere i tergicristalli per farmelo capire. E non l'ha accesi però. Oh mamma mia, com'è entrato Axel. Tutto imbarcato è entrato. Ho scritto Azzurro che aveva 17 secondi di vantaggio, credo, qua in chat. Solo 17? Sì, ah solo. No, aspetta. 17 perché avete finito. Avete rallentato per non fare il 28esimo giro, se non erro. Infatti adesso parte l'ultimo giro di gara con Azzurro Napoli che finisce la parabolica adesso. Tanto abbiamo Nick che supera Kimi Ice, vedo qua. Andiamo subito da superato, Nick. Vediamo. Peccato, se si rifà vedere Kimi Ice. Sono bruciato il sorpasso. Vediamo qua, sono ancora vicini. Intanto Axel in quarta posizione. Io qua ovviamente non ne avevo più. Quasi prende la scia e mi pare che in curva 1 si prende la posizione. Dai, facciamo così. On board su Axel adesso, ragazzi. Vai. Oh, dammi l'on board. Eccoci qua. Dai, lo commentiamo. Alziamo un po' il volume di gioco. Videocamera device. Qua ho detto mi metto in mezzo, voglio vedere cosa fa. E invece mi passa. Ecco lì cosa fa. Guarda come è entrato. Per mezzo attraversato. Quanto avrei goduto se l'avessi sbinnata lì. Sì, intanto vi guardo dalla minimappa, ragazzi. È davanti alla ESMO 1 al momento, anzi no, Azzurro è molto davanti. Azzurro sì, quando si continua la parabolica. Da notare qua ESMO 1, guardate ESMO 2 come mi avvicino ad Axel. Mi pare che gli do anche un bacetto sul paraurti. Non qua. Ha frenato sul rettilineo. Intanto poi ritorniamo sull'onboard dopo, eh. Intanto da vedere qua la parata MSC, ragazzi. Eccoli qua. Intanto io ritornerei. Aspetta, no, ragazzi, io torno appena indietro perché questo non va perso. Ragazzi, quello che è successo. La parata MSC. Ecco qua. Arrivato. Staccata e drittone, ragazzi. Eccolo lì, tutto di traverso. Ecco l'ultima curva. E quindi Axel è riuscito a fregarmi il podio solo per questa volta, eh. Ecco qua. Boom, distrutto. Arriva in quinta posizione Nick, a seguire Kimi Ice. Settima posizione Matteo Fix. Come se vuoi andare indietro a far vedere la Sì, andiamo indietro a vedere l'arrivo di Azzurro e di Antofox, ragazzi, eccoli qua. Per evitare appunto di fare il 28esimo giro, perché sicuramente con la benzina non ce l'avrebbero fatta. Hanno aspettato lo scadere del tempo, ragazzi. Guardateli qua, affari. No, se volete entrare su Zoom, del podio, se volete ho mandato Zoom qua su Telegram. Ma sì, dai, io li farei entrare perché boom, hanno fatto una super gara. Grande Axel, hai fatto una super gara. Ah, aspetta, dai, visto che non siamo in live, siamo in rep live, torniamo all'inizio del 27esimo giro tenendo El Gallo. Eccoci qua. Ah sì, vero che... giro. È stata battaglia. Vediamo qua la battaglia tra... il Gallo e Matteo Fix. Entra mezzo di traverso il Gallo. Guardate cos'è successo qua, ragazzi. L'audio di gioco. Troppo alto. Era troppo alto l'audio di gioco, ragazzi. Mamma mia, Matteo Fix.
tenta il sorpasso all'interno della seconda variante. Mamma mia! C'è un po' dritto il gallo. Mi toccano. Ai Il gallo, era questo quello che voleva farci vedere. Quello che appunto avevo detto prima, che se si tagliava troppo, il gioco ti teletrasportava. Intanto guarda Ninja, fierissimo della sua tredicesima posizione in scia a El Gallo, e cerca di Sì. mangiarselo. Peccato per il ninja, ragazzi, che ha fatto purtroppo l'errore del pit entrando scarico. Gli è costato un'assenza benzina. Eh sì, intanto noto che stanno entrando piano piano i nostri È tre arrivati arrivato del qualcuno? podio. Sì. E Allora bene. intanto Meglio così. vorrei. Spero che abbia scaricato il video spot mai subito a casa, nel frattempo che l'ho lasciato qua. Quindi, ragazzi, gara finita. Podio per Azzurro Napoli, Antofox e Axel. E io quarto Esatto. posto, peccato. Quindi io adesso andrei in. Sfondato lo studio. Ho scritto Omar che non ti sentono. Sì, ho scritto in chat. In live, mi sa. No. Non mi sentono? Mi sentite, ragazzi? Prova, prova, prova. Ah, adesso sì. Adesso sì, mi sentite. Adesso mi Sì. sentite forte e Buono. chiaro. Allora, io non riesco a mettere la schermata di Zoom perché questa storia è molto, molto cattiva. Ah, perché devo fare così, ovviamente, ragazzi. Devo togliere questa modalità e fare così. E entrare su Zoom. Eccolo qua. Zoom riunione. Eccoci qua. Vista oratore. Adesso abbiamo il nostro mitico Aldo. E salutiamo intanto Axel, che abbiamo Gigantito. visto che è entrato in live. Buonasera, Axel. Buonasera ragazzi, devo parlare piano perché ho tutti a letto, quindi Dimmi, se ti mi sentite sentiamo. bene, se Noi no. ti sentiamo. Un po' la luce perché sennò mi rovina le retine. Ok, a posto. Non capisco perché sei enorme. Però Sono sei così enorme. spesso, dai. Che lui è enorme. Attenzione! Chi è entrato anche? Ho Chi è sentito una entrato? vocina di sottofondo. Non lo Mi so, sembrava. Azzurro ha detto entra tu al posto mio, non so perché. Ma chi è che l'ha detto? Questo è Azzurro. il gallo, Ragazzi, questo è il gallo. MVP, il gallo MVP. È il gallo MVP, ragazzi. È entrato il gallone, è entrato anche Antofox. Buonasera, Antofox. Buonasera, buonasera. Ah no, ma c'è. Ah Ciao. no, allora Eccolo bannato. qui. Ragazzi, quanto è bello sentirci tutti quanti così. Buonasera, buonasera. Siamo tutti a voce bassa perché stanno dormendo già Buonasera, amici tutti. spettatori. Facciamo ASMR, vedo. Lunedì facciamo live ASMR di Assetto Corsa Sì, esatto. Competizione. Sì, quel bidone del colore vuoto. Zoletta in curva adesso. Ah, vedo, ha già Grande cominciato, guarda. Axel. Sì, avevamo cominciato a fare proprio i numeri qua. Oh, j'adore. A posto, ragazzi. Intanto abbiamo a che fare col terzo arrivato che è Axel. Che dire, Buonasera, Axel? buonasera. Come te la commenti questa gara? Questo podio? La commento che faccio meno fatica a mettere di traverso un catamarano in curva piuttosto che la Jaguar, però dai, è andata bene, sono contento. È al terzo posto che comunque porta a casa punti buoni per la scuderia. N nulla di che, non ho provato molto, però sono andato abbastanza bene, ecco. Ho avuto tante difficoltà più che altro con lo stint, con le morbide e poi basta. Nulla, nulla di che.
Dai, hai fatto una bellissima gara. E sei partito un po' indietro, però hai rimediato subito, eh? Hai recuperato subito, diciamo. Sì, nell'ultimo giro delle qualifiche ho perso ben un secondo nell'ultima variante, potevo fare o la pole o arrivare secondo. Quindi Ah. sono abbastanza amareggiato, sì. In effetti è strano perché tu con la Jaguar comunque vedevo che giravi veramente forte, eh? No, sì, andavo forte. Il problema è che quando vedi che sei in viola su un azzurro Napoli che comunque ha fatto un 45. Lì sei un po', ok, devo spingere, devo stare attento. Quando ti rendi conto che devi spingere e stare attento, finisci fuori, per forza. Quindi, È però dai, in gara mi sono ripreso, potevo fare un po' meglio, ho preso tante penalità, però ne ha prese di più Antofox. vero. Lui intanto vediamo Edo che fa l'overcut in dive. Eh sì, l'overcut, ragazzi. Vieni qua, cut. Comunque, Axel, hai Vorrei far fatto. notare, Sì. dici Vorrei Pietro. far notare che il podio di Monza è stato un podio tripla A. Axel È vero. Azzurro Anto. Vero. Sì, Tripla A come verissimo. i migliori elettrodomestici. Sì. Ah, ah, ah. A più. Come i consumi, esatto, come l'efficienza, diciamo. Intanto io ti chiedo tanta roba se mi fai rivedere il gatto in live. Vieni, Mina. Vieni qua. Ti faccio vedere. Mina, vieni. Vieni qua. Aspetta, devo andare a prenderla, ragazzi. Se no qua fa l'assassina, il gatto. Vieni qua, Mina. Vieni qui. Ecco qua. Il mitico peluche, Nessun gatto è ragazzi. stato maltrattato durante la trasmissione. Di qualcosa, Mina. Mina. Vai, cosa? Aspetta, dai, ne prendo un altro. È arrivato Aneras che mi ha portato la tigre, ragazzi. Ecco qua. La Andiamo. tigre. È entrata la tigre. Ui, che bello. Grandi. E niente, ragazzi. Io adesso darei la parola ad Antofox, che è il secondo arrivato. Eccoci, buonasera. Che dire, Anto? Hai fatto una super gara di squadra insieme al tuo compagno azzurro, anche se hai fatto molti errori in gara, eh? Sì, diciamo che già dalla qualifica non ero contento della qualifica che avevo fatto. Ero un po' andato un po' in difficoltà con questo nuovo format. Non sono riuscito a mettere insieme un giro. Ho ricevuto penalità in entrambi i giri lanciati. Quindi, insomma, poi abbiamo provato a fare un po' di gioco di sci con azzurro, ma do diciamo dobbiamo un po' affinarlo ancora un po' di più. Invece, in gara ero partito bene, nel senso che avevo recuperato subito velocemente le posizioni perse, diciamo così, in qualifica, quindi da quinto sono subito arrivato, diciamo, alle calcagna di azzurro, e a quel punto abbiamo iniziato a fare un po' di strategia, quindi spingendoci un po' a vicenda, cercando di risparmiare un pochino più di benzina. Poi, fra penalità e, diciamo, un po' di bischerate mie, con un lungone all'Ascari, insabbiato, ho perso 10 secondi. Abbiamo visto. Quello ti è Poi, costato caro, sì, qui a quel eh. punto, diciamo, la strategia è andata un po' a Ma quel difatti paese, diciamo così. era contento quello che commenta. Hai fatto il dritto. Mamma mia, come hai Sì, è fatto? andata così. Cioè, io sono abbastanza convinto che probabilmente se avesse fatto magari il pit un pochino prima, o comunque magari anche andando un pochino più di overcut, forse avrebbe potuto giocarsela un po' di più, diciamo, perché diciamo, l'ho superato durante il pit io alla fine. Sì, Quindi. ma hai fatto proprio diversi errori anche secondo me in molte curve, perché ti vedevo che le impostavi un po'. Adesso anche guardando la replay ti ho guardato per un po' e molte cose facevi errori banalissimi che non sono da te. Diciamo che Sì, secondo me questo se correvi forte, forse ne avevi anche più di azzurro, perché vedendo il vostro stint ne avevi di più come passo, eh.
Diciamo che come passo in sé per sé eravamo molto simili, eravamo pressoché sullo stesso passo. Lui sul giro secco era molto più veloce, quello c'è poco da dire, già il 45,7 credo sia la prova lampante. Sì. Sul passo gara invece eravamo più o meno simili, sia sul discorso di risparmio carburante, sia sul discorso di consumo gomme, comunque di tempi sul giro, diciamo proprio. Solo che mi sono fatto poi, insomma. Ho sbagliato io con quel lungo alla Ascari, qualche errore qua e là, specialmente con lo stint di morbide, dato che diciamo avevo lasciato un pochino tranquillamente, avevo un po' un calo di tensione, dato che ero diciamo una terra di nessuno con più di 15 secondi d'azzurro e avevo anche più di 10 secondi appunto da te, quindi diciamo un Sì, po' sì, sì. mollato la presa, non ho spinto, ho fatto il giro veloce per avere quei 2 punti in più, sì, tra l'altro trovando l'azzurro che era in parte con me Ecco. E poi niente, diciamo, poi alla fine ci siamo riuniti, tra virgolette, proprio perché lui non voleva fare il 28° giro e No, avete niente così. fatto un ottimo gioco di squadra, un'ottima tattica comunque, perché siete stati molto scaltri, molto furbi a stare comunque. Diciamo che ci abbiamo provato, per un errore mio Sì, non è sì. venuto proprio bene, però vediamo di affinare un pochino di più la tecnica per le prossime Esatto, gare. perché se riuscite a correre così iniziate a prendere il largo a volare, perché comunque dandovi le scie risparmiate molto, risparmiate molto, molto carburante e riuscite comunque ad avere un passo comunque molto molto veloce rispetto anche ad altri. Quindi che dire, complimentoni, Ante, hai fatto una super super gara. Io invece Complimenti a voi. sono contentissimo della qualifica, perché non ho visto il tuo nome in alto, quindi ho fatto ah, che incredibile, devo aver fatto qualche errore. Lo eravamo tutti. Mannaggia le penalità, mannaggia. Infatti anche di Axel, che gliel'ho detto anche prima, non mi aspettavo che in qualifica partisse così indietro. Cioè io ero convinto di vedermelo nei Uguale. primi tre posti. Sì. Uguale. Io credevo, onestamente, credevo che la qualifica potesse andare in modo molto semplice alle Jaguar, dato che comunque hanno una marea di motore, anche sì, in un sì, giro sì. normale hanno almeno 6-7 km di velocità in più sul dritto, dato che io tirando arrivavo a 268, ma loro, ad esempio, arrivavano credo a 275 almeno. Va che Quindi problema, il problema è far girare con la macchina, devo vabbè. mettere lo svitto sul volante perché sennò non girava. Ragazzi, in qualifica Figurati, poi mi magari in termini pare. di guidabilità c'è un pochino meno, però sul dritto sono delle schegge. E Vabbè, diciamo che mi non ho pare avuto la prova anche che. con Nick. Vabbè, mi Basta pare che io in detto che è Gina. qualifica ero un secondo e uno più lento di Azzurro. Quindi lui ha fatto 45,7, io ho fatto 46,8, 46 qualcosa. E la Sì. mia in rettilineo faceva 2,63. Cioè. Sì. E quindi io quello che perdevo in rettilineo lo guadagnavo in curva. Ma non è bastato a Monza, perché i rettilinei lì, quei 2 km/h in più, anche 3, servono. La fanno la Infatti, paragone, questo sì. mi fa ridere è il Gallo che è qua adesso su Zoom con noi, che dice: Hey! la Jaguar fa 2,75 e poi la sua fa 2,68. Cioè, ma di che Ma io stai non ho detto niente. parlando? Ma Ma non è tu che vero! devi Non dirne? è vero! La Sauber fa al Ipocrita, massimo vergognati. 2,63. Non Intanto, è tutto ciò vero! vorrei. Ho visto la tua Tutto live! Ho ciò. visto la tua live! In Momento, rettilineo hai momento, fatto momento. 2,68! Quanto Non vuoi? me ne ero Ti accorto. faccio lo screen, ti faccio piangere! Vogliamo Piangina! ringraziare. Guarda, c'è la P nello schermino di Piangina, non di Pedro e Ah Gallo, sì. di Piangina! Intanto ringraziamo Katowski per il follower benvenuto in RT. Ti Sì, cambia assicuriamo che le discorso, cambia live non discorso. sono state così. Grande Tatoski! E Grandissimo. niente. Intanto io volevo ovviamente far parlare Axel, che spero che non ci dia l'informazione, perché secondo me deve restare nel campionato, quindi spero che riesca a Aspetta, rimanere tra lavoro e Axel. tutto nel Aspetta, campionato. vado a prendere i fazzoletti per festeggiare, per piangere. Per piangere come il tuo solito oppure perché me ne vado? Cioè. Perché parli di te in terza persona, scusa? Sei The Rock? No, perché non so chi mi accompagnerà su questa corsa ora in live. Sarà Sarà ecco, da vedere, sarà da ecco. vedere. Tanto comunque per Sì. settimana prossima ci sarò ancora per un'altra settimana a rompervi le palle, però No, sarà da vedere, dai. attento che c'è Ghost Rider, se lo svegli, eh.
E ti fa più Ghost che Rider, ti fate. Poi ci penso io a fargli capire come si guida col volante, e poi diventa peggio di me, peggio di Pino, peggio di Antofox, peggio Ah, degli io sono altri, senza vediamo. volante. L'alieno diventa. Mi è piaciuto che non mi ha nominato perché sa che sono scarso io. Perché tu sei talmente troppo forte che neanche ti metti a competere con noi, Pietro. Giusto. Sì, Tanto Edo, se infatti. vuoi, cambia la live in just chatting, almeno facciamo una mezz'ora extra così. Pietro, sei troppo umile. Sei troppo umile. Just Complimenti, te chatting lo devi ASMR. meritare. No, io sono oggettivo. Infatti, avevo detto che facevo cagare a Monza, che arrivavo ottavo, settimo. Sono arrivato ottavo. Io avevo predetto tutta la classifica. Dai ragazzi, che qua siamo alle strette e quindi facciamo il saluto a tutti quanti Aspetta, e prima saluto. facciamo fare l'annuncio ad Axel, dai, veloce. Vai. No, non posso perché sennò mi cacciano di casa se parlo ad alta voce. Allora vai a fare in culo, scusa. Ce la darà lunedì, ragazzi, che ti assisterà su ACC. Assolutamente sì, ci vediamo lunedì, ragazzi. Yes. Yes. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Che dire? A A lunedì. lunedì, Sì. ragazzi. A lunedì. Buonasera, Ciao a tutti. Buonanotte. buonanotte a tutti. Replay Ciao, buonanotte. recuperata. Buonanotte, Yes. ragazzi. Ciao, Ciao. grazie. Ciao, ciao.